penso alla provincia di Cuneo, penso a valli alpine incontaminate o alle colline delle Langhe con i loro vigneti, penso al Barolo e al Barbaresco, alle nocciole e agli allevamenti di carne pregiata. Non pensavo che dalla Granda, come la chiamano in Piemonte, potesse nascere un modello educativo che avrebbe trovato piena applicazione a centinaia di chilometri di distanza, superando barriere linguistiche e culturali, per arrivare fino alla comunità valenciana, in Spagna, e non solo, coinvolgendo anche partner in Grecia e Polonia. Quante cose possono avere in comune la periferia di Valencia e la provincia di Cuneo? Prima di incontrare le protagoniste delle vicende di cui sto per parlare, non avevo mai pensato a questo paragone. Ma l'Europa è anche questo. E gli eventi a volte prendono pieghe inaspettate. Così vediamo che il destino ha voluto che si creasse un legame tra un piccolo paesino del sud del Piemonte, che si chiama Ceva, e una località spagnola, che si chiama Algemesí. Sono Vital Bazzolini. E questa è Europea, la serie podcast di Cora Media per la guida all'europrogettazione. Racconta le identità e le comunità d'Europa e descrive come cooperano nel costruire cittadinanza e valori dal basso, grazie ai progetti e ai fondi dell'Unione Europea. Diciamo subito che questa è una storia che parla di condivisione fra realtà molto diverse fra loro e di interventi in un contesto complesso. Un altro esempio di come la condivisione di uno spazio europeo comune può portare a trovare delle soluzioni a problemi reali. Un aspetto centrale della realizzazione di un progetto europeo, come esplicitato nella guida all'europrogettazione. Partiamo dal Algemesí. Un comune di 28.000 abitanti nella comunità autonoma di Valencia. Le sue origini risalgono alla dominazione islamica. Era una fattoria e il suo nome significa luogo soleggiato. E infatti il sole abbonda in queste terre spagnole. E in questo piccolo comune ho incontrato Marta, che è un'insegnante di un complesso scolastico locale. Ci parla della realtà del luogo e vi dico subito che non è una situazione semplice. No es un barrio que normalmente los profesores suelen elegir. Non è un quartiere che di solito gli insegnanti scelgono. E certamente gli studenti che vengono in questa scuola lo fanno perché appartengono al quartiere. Sono tutti di minoranze etniche. Il 75% sono gitani. Il restante 25% sono marocchini o sahrawi di prima generazione. I Sahrawi sono gli abitanti del Sahara occidentale, una regione a sud del Marocco che si affaccia sull'Oceano Atlantico. I suoi abitanti rivendicano da decenni l'indipendenza dal Marocco, in un conflitto che ha portato a diverse violazioni dei diritti umani. Così, molti abitanti del Sahara occidentale si sono trovati loro malgrado a dover espatriare verso la Spagna. Ora, tornando alla nostra storia. Marta sta descrivendo una realtà molto difficile. In Italia abbiamo una definizione istituzionale per scuole di questo tipo, scuole di frontiera. Vengono chiamate così non perché fisicamente vicine a un confine, ma per via del contesto sociale in cui sono calate, fatto di emarginazione e di difficoltà di integrazione. Il nome è abbastanza infelice e sembra evocare la creazione di una barriera fra i giovani di quella scuola e il resto del mondo. Ma cosa vuol dire in concreto vivere la scuola in una realtà di questo tipo? In generale si tratta di niños che vivono in ambienti molto disestrutturati. Si tratta di bambini che vivono in ambienti molto disorganizzati, con molta tensione e instabilità. Ho degli alunni che non sanno quando usciranno di casa, o se dormiranno a casa della nonna, dello zio o della madre. Per darvi un'idea, quest'anno ho avuto una studentessa che un giorno è venuta e i due genitori erano stati arrestati. Non sapeva per quanto tempo avrebbe vissuto con i suoi zii, perché i suoi genitori erano in prigione. Si tratta di persone che spesso hanno problemi a gestire le loro emozioni, le loro frustrazioni, e possono reagire in modo forse più violento di quanto ci piacerebbe di fronte a situazioni di stress. Quando un genitore arriva agitato, cerchiamo di essere diversi insegnanti a incontrarlo in ufficio, in modo che non ci siano altri genitori a guardare e parliamo con lui.
Vediamo cosa è successo, perché arriva così arrabbiato. E anche con gli studenti accade lo stesso. Evidentemente con los alumnos nos pasa igual. Non dimentichiamoci che si tratta di bambini o al massimo preadolescenti. E la famiglia è per loro il nucleo primario dell'apprendimento. La famiglia è dove si apprendono gli stili e le regole della società. Basicamente esa es nuestra realidad. Questo si riflette ovviamente in un alto tasso di fallimento scolastico. Abbiamo pochissimi studenti che riescono a ottenere un diploma e nel momento in cui passano all'istituto superiore, solitamente quando hanno 12 o 13 anni e finiscono il percorso con noi, rimangono nella scuola ancora uno o due anni. Poi la maggior parte inizia ad essere espulsa. Poco dopo compiono 16 anni, finisce l'obbligo scolastico e abbandonano la scuola. Ora potrà sembrare strano, ma un grosso aiuto agli studenti e alle studentesse di Marta è arrivato da un modello nato in provincia di Cuneo, per la precisione da un paesino di 5.000 anime che si chiama Ceva. Il punto di incontro fra Algemesi e Ceva è stato il progetto europeo T-Space, finanziato con i fondi del programma dell'Unione Europea Erasmus+. T-Space, dove T sta per talent, talento. È un programma nato da un'iniziativa di orientamento precoce, con cui la Fondazione CRC vuole contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica nella sua provincia, Cuneo. Ora Ceva è un piccolo comune, un bel borgo antico, tra boschi e colline, su una via che collega il Piemonte e la Liguria. È una zona considerata ricca. Perché allora Fondazione CRC ha voluto iniziare un progetto di questo tipo proprio in questo territorio? Ne parlo con Irene Miletto, responsabile di Fondazione CRC per il progetto T-Space, che mi spiega la valenza del problema della dispersione scolastica nella provincia di Cuneo. A livello provinciale la dispersione scolastica è sempre stato un problema anche rispetto a tutte le altre province della regione Piemonte. Il territorio come dispersione effettivamente porta ad avere una situazione un po' anomala che per un po' di tempo è stata spiegata in senso quasi positivo, perché essendo un territorio pieno di piccole e medie imprese era facile immaginare che i ragazzi non terminassero il percorso di studi perché venivano assorbiti subito dal mercato del lavoro, cosa che però valeva fino a che l'economia era molto florida e andava molto veloce. Nel momento in cui l'economia è iniziata ad avere delle crisi e il livello di dispersione scolastica è rimasto lo stesso, allora ci si inizia ad interrogare. Ed ecco che, andando a indagare più a fondo, si scoprono le falle. Le parti più significative delle cause sono intanto gli insuccessi scolastici, e quindi uno dei motivi per cui effettivamente i ragazzi lasciano sono più critiche quelle situazioni di doppia bocciatura, situazioni di percorsi scolastici che non sono favorevoli per i ragazzi, quindi decidono di abbandonare il percorso di studi. Ma anche questa situazione, apparentemente molto classica, ha radici più profonde. Un altro motivo, causa di questo, è il fatto appunto di aver scelto non in maniera adeguata quello che può essere il percorso di studi, scelte che di solito sono basate su sicuramente un orientamento non adeguato, basato su pressioni del nucleo familiare che talvolta non porta i ragazzi a scegliere in maniera serena e tranquilla quello che può essere il loro percorso di studi, oppure scelte fatte a ribasso, oppure situazioni sicuramente anche di provenienza familiare non favorevole, e quindi tutto questo porta a anche decisioni di abbandono del scolastico. Quindi, in sostanza, secondo i dati della Fondazione CRC, l'abbandono non era dovuto all'abbondanza di offerte di lavoro, ma a scelte sbagliate durante il proprio percorso. La dispersione scolastica non poteva più essere spiegata in senso positivo come ragazzi assorbiti dal mercato del lavoro. Venivano effettivamente ormai considerati ragazzi che non terminavano il loro ciclo di studi. Non si può arrivare ad affrontare la dispersione scolastica nel momento in cui i ragazzi lasciano. Bisogna iniziare a lavorare in senso precoce. Una precisazione importante e doverosa. L'abbandono scolastico non è riconducibile a una sola causa. È un fenomeno che può essere estremamente complesso e con tantissime sfumature.
soprattutto per quanto riguarda le cause. Possono esserci sentimenti di diffidenza. Ci sono studenti che non sono riusciti a costruirsi gli strumenti cognitivi più adatti al loro percorso. Ci sono studenti che sono rigettati dal sistema scolastico e molti altri casi ancora. L'orientamento scolastico non corretto non è l'unico dei fattori che portano a possibili scelte e difficoltà per i ragazzi, però è quella su cui poi la Fondazione ha deciso di intervenire. È qui che si concentra l'attività del progetto europeo T-Space, l'orientamento. L'istruzione è, d'altro canto, uno dei capisaldi della costruzione della cittadinanza europea. E di conseguenza lo sono anche il combattere la povertà educativa e l'abbandono scolastico. Proprio sull'orientamento l'Unione Europea sta investendo parecchio e da tanto tempo. Gli obiettivi dichiarati sono la costruzione di percorsi che si concentrino sulle esigenze dei cittadini, che rendano le persone più consapevoli di se stesse. Si parla di orientamento lungo tutta la vita delle persone. È il principio del lifelong learning. Però non dobbiamo immaginare queste attività come dei semplici passaggi di informazioni, come in quelle sale in cui dei grandi poster elencano i pregi di una scuola, di un'università o di un ordine professionale. Sono certa che tutti abbiamo un ricordo simile dell'orientamento. Ecco, in realtà è da diversi anni che le attività di orientamento dovrebbero, almeno in teoria, basarsi su esperienze vive, immersive. Non dovrebbe essere un momento di informazione, ma di vera e propria crescita. A CEV hanno puntato sull'orientamento precoce. Sentiamo Simonetta Bruno, responsabile di T-Space per il Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese. Orientamento precoce significa proporre a bambini molto piccoli giochi, attività, strumenti, metodologie per farli riflettere su se stessi, quindi delle proprie qualità personali, intese come talenti, intese come punti di forza, attitudini, quindi attivare in loro la conoscenza del loro potenziale. In altre parole, scoprire i propri talenti. I talenti li hanno tutti, è dalla combinazione dei talenti che nasce l'unicità della persona. Quindi fare in modo che i bambini possano conoscere loro stessi e poi a questo punto allargarsi al mondo. Quindi conoscere quelli che sono i talenti che porta il mondo che li circonda, ad esempio conoscere le professioni, i lavori che ci sono sul territorio. In questo modo noi riusciamo a fare in modo che i bambini sappiano qual è la vocazione economica anche del loro territorio. Entrare nel territorio, quindi instaurare una relazione con le realtà locali, vuol dire letteralmente far uscire la scuola dalle proprie aule, ma anche aprirla a ciò che arriva da fuori. Noi abbiamo lavorato con gli insegnanti proprio cercando di far ragionare i bambini dopo la fase di conoscenza di loro stessi su quello che il territorio offre. Quindi abbiamo contattato delle aziende perché ci raccontassero che cosa fanno, come producono determinati prodotti o servizi, come è nata la loro storia imprenditoriale. Abbiamo contattato aziende o semplici professionisti che sono venuti nelle scuole e hanno raccontato la loro storia, fatta di scelte, di successi, ma anche tanto a volte di insuccessi. Questo è interessante, un aspetto che talvolta si ignora. Abbiamo tutti presente, immagino, il famoso detto «sbagliando si impara». Beh, possiamo anche parafrasarlo in «ascoltando chi sbaglia si impara». Imparare dagli errori, dall'esperienza altrui. Detto in altre parole, il racconto di un errore o di un'esperienza poco fortunata ha un grandissimo valore pedagogico perché dà gli strumenti per sviluppare i comportamenti efficaci. Insomma, i talenti, la T di T-Space, si coltivano anche attraversando momenti di crisi, senza negarli. Sono percorsi di scoperta, di crescita e di confronto. Così come si confrontano realtà apparentemente lontane, come Ceva e Algemesì.
Come nasce però in concreto il progetto europeo T-Space? Prima del progetto europeo ci sono state tutta una serie di iniziative territoriali sperimentali, tra cui ad esempio tutte le attività svolte con la primaria, quindi tutte le attività svolte con i bambini molto piccoli, proprio perché si sentiva l'esigenza di partire in maniera precoce, facendo lavorare i bambini nella dimensione del sogno e di immaginare il futuro. Tutto questo ci ha aiutato a creare una specie di percorso che parte dalla quarta primaria fino ad arrivare alla scelta nell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, quindi in terza media. I ragazzi vengono accompagnati in questo percorso che è più lungo temporalmente, che consente loro di riflettere meglio sulla scelta della scuola, ma soprattutto consente loro di darsi un obiettivo a lungo termine, quindi di vedersi proiettati nel futuro. Il progetto T-Space è stato la traduzione a livello internazionale di tutta una serie di azioni che erano state ampiamente sperimentate a livello territoriale locale. Da qui il passaggio verso l'Europa. Abbiamo trovato dei partner che avevano dei problemi simili ai nostri come scuola, quindi dispersione scolastica, orientamento al ribasso, incapacità dei ragazzi di vedersi proiettati in un futuro felice, di un futuro felice a livello professionale e personale. E quindi partendo da questa analisi dei bisogni comune, abbiamo progettato con i partner europei degli spazi nuovi, proprio di cura del talento. Partner, tra cui c'è anche Marta, con la sua scuola e i suoi studenti di Algemesì, nella comunità valenciana. Però abbiamo visto quante differenze ci sono tra Cuneo e Algemesì. Anche gli alunni sono molto diversi, con esigenze diverse. Non sarebbe stato possibile limitarsi a prendere in prestito un modello educativo sviluppato in contesti così distanti. La maggioria delle attività erano attività molto interessanti, però requerivano... La maggior parte delle attività erano molto interessanti, ma richiedevano a volte una comprensione della lettura o una competenza nella scrittura che i nostri studenti non avevano purtroppo. Quindi abbiamo lavorato molto per adattare le attività che ci venivano proposte. Abbiamo semplificato, dato più supporto visivo e spesso utilizzavamo l'espressione artistica. Ad esempio, ricordo un'attività in cui dovevamo scrivere ciò che ci rendeva felici. Ogni studente doveva analizzare ciò che lo rendeva felice nella vita e scriverlo. In questo caso abbiamo deciso di creare una produzione plastica, in cui ritagliavano, incollavano, disegnavano e scrivevano alcune cose per esprimere ciò che li rendeva felici. Alla fine, ogni studente poteva volontariamente esprimerlo e raccontarlo ai compagni con le proprie parole, non necessariamente leggendolo. Questo tipo di attività funzionava molto bene per tutto ciò che implicava il supporto alla parte artistica. Aiutava gli studenti a esprimersi. E questo cosa stimola negli alunni? Abbiamo fatto un'attività in cui ogni studente creava un ventaglio con un foglio di carta e ogni compagno di classe doveva scrivere qualcosa di positivo su di lui o su di lei, in modo che ogni studente non vedesse ciò che aveva scritto il precedente o il successivo. Alla fine, ognuno di loro riceveva un ventaglio con qualità positive che i suoi compagni avevano visto in lui o in lei. Bene, ricordo una studentessa che non era così integrata nella classe, la tipica studentessa che ha difficoltà nelle materie accademiche. Quando ha ricevuto il suo ventaglio, credo che abbia trascorso una settimana aggrappata ad esso. Lo mostrava a tutti dalla felicità che aveva provato. Aveva avuto un riso nervoso nel vedere che i suoi compagni pensavano tutte quelle cose di lei. Non si era mai fermata a pensare che avesse così tante qualità positive. Tornando a Ceva, invece, l'orientamento svolto in questa modalità, immersiva e non informativa, diventa un mezzo importante per dare dimostrazione della praticità della scuola fin dalla più piccola età. Sentiamo l'esperienza di Simonetta Bruno. Visita un caseificio, il proprietario ci stava raccontando la quantità di litri di latte
che servivano per produrre un determinato quantitativo di formaggio e stava facendo proprio una moltiplicazione. Per fare questo formaggio mi servono 100 litri di latte. E il bambino, un bambino stava prendendo appunti, si gira folgorato verso l'insegnante e dice: maestra, ma lui ci fa i problemi proprio come ce li dai tu. E quindi per questo bambino si è visto ribaltato la matematica che faceva a scuola, ribaltata completamente nella realtà. Un contatto con le professioni che, almeno in una realtà ricca di piccole aziende e professionisti, talvolta refrattari al contatto con la scuola, ha aperto un canale di comunicazione con le famiglie. E ricordate cosa dicevamo a inizio episodio? Il primo nucleo di apprendimento è la famiglia. Nel progetto T-Space, così come nei progetti di orientamento, c'è questo momento delle interviste dei professionisti che vengono a scuola. Talvolta è anche la scusa per riuscire ad agganciare i genitori all'interno delle scuole, che è un altro problema un po' atavico della scuola, che non riesce più a dialogare con i genitori. E invece all'interno di questo progetto ai genitori si chiede di venire a raccontare le loro professioni, così che effettivamente si metta a fattor comune anche quella ricchezza dei genitori e dei compagni di classe. Nel complesso è interessante notare come, nonostante le differenze naturali sui modi in cui iniziative vengono trasformate e declinate, esista un fil rouge. Fil rouge che mette al centro l'immaginazione, il sogno, i desideri e la conoscenza che i bambini e le bambine acquisiscono di se stessi. Uno dei fili conduttori che abbiamo visto come comune a tutti i partner anche all'estero era proprio la dimensione del sogno, il collegamento tra il sogno e le stelle, e quindi questa importanza effettivamente di ritornare anche con i bambini a immaginare il proprio futuro, come fosse un gioco all'inizio, però effettivamente anche per gli insegnanti era un valore aggiunto. Una relazione tra insegnante e discente non basata sulla disciplina, non basata sulla performance, non basata per forza a raggiungere determinati risultati, ma basata sul ma tu che cosa vorresti, tu che cosa sogni del tuo futuro, e quindi riuscire effettivamente a nutrire quel sogno. E nutrirlo anche di luoghi e spazi dedicati alla ricerca dei talenti, nati grazie a T-Space, dove poter esplorare se stessi e imparare a conoscere la realtà. Dove i ragazzi di tutte le età si sentono liberi di sognare e pensare al proprio futuro. Spazi nelle scuole, ma aperti alle comunità e a tutti coloro che vogliono aiutare ad alimentare i sogni per il futuro dei ragazzi. Percorsi che sanno adattarsi a luoghi e realtà diversi. Questo è anche il senso che si può dedurre sfogliando la guida all'europrogettazione. Scoprire che realtà distanti possono non solo assomigliarsi, ma trovare delle soluzioni comuni, condivise, con iniziative nate dal basso, che hanno bisogno solo di incontrarsi e condividere un percorso comune. Europea è una serie podcast di Cora Media in collaborazione con la Guida all'Europrogettazione, una bussola digitale gratuita per muoversi nel mondo dei fondi e dei programmi europei, promossa da un insieme di fondazioni di origine bancaria e di altri enti. Il sito della Guida all'Europrogettazione è indicato nella sinossi, scritta da Simone Clemente. Le registrazioni delle interviste sono a cura di Simone Clemente. Le registrazioni in studio sono di Lucrezia Marcelli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La producer è Monia Donati. La cura editoriale è di Graziano Nani.